Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di The Oran Red. Qui con me c'è il signor Dragonol, vero? Non è vero. Non è vero, io non ci sono. Non è vero, sono andato gay. Io? Come ti permetti? Cioè, non me è gay. Come osi? Ok ragazzi, voglio dirvi una cosa. Tralasciate il mio bello aspetto da pigiama da prima mattina e il resto. Voglio dirvi un attimo un'altra cosa. Allora, se vedete, anche se ho messo la scheda video nuova, l'ho detto anche nel blog e tutto, comunque questo gioco è ancora fatto abbastanza male, tipo alla Minecraft. Cioè, veramente, veramente fatto Minecraft male. Fatto bene. No, dico, nel senso, non per bug e queste cose. Intanto per quanto riguarda, diciamo, i lag che ci sono, purtroppo non è ottimizzato al 100% ancora questo gioco. Quindi nonostante abbia una scheda video, non dico una delle più potenti al mondo, però una scheda video decente, questo è l'unico gioco che può laggarmi. Insomma, se vedete qualche scatto, purtroppo non ci posso fare nulla. Comunque è bello questo, ti giuro, questo, quello che sto vedendo è spettacolare. Aspetta di farle la check, non so cosa stai facendo. Almeno spero che lo dici a te. Camion. Ok, perfetto, abbiamo studiato il camion. Anche ragazzi, bellissimo questo posto, veramente bello. E mentre Dragon si trova piano di sopra. Hai tether? Non lo so. Aspetta, tu vuoi andare in miniera senza tether? Cioè lì ho i tether, non ti preoccupare. Non perché li abbia fatto adesso. Sì. Minchia, lì c'è una strada immensa. Che cazzo? Che cavolo è? Vabbè. Allora, dov'è che è la miniera che non mi ricordo? L'hai fatto tu un buco, mi sembra. Ah, ecco. Che vuol dire poi che l'ho fatto io? Tu hai fatto questo buco. Vabbè, non te l'ho trovato. Ahia, mi sono rotto le corna. Di nuovo mi sono rotto le corna e stavo per morire adesso. Io direi di fare una strada qui. Mamma mia, la bellezza di questo posto. Ah, è vero, noi dovevamo vedere questo satellite. Lo sai, hanno aggiunto i suoni dei satelliti? Sì, ora prima stavo vicino, credo che era il suo suono, credo almeno. Ah, ragazzi, finalmente si può partire per l'avventura. Appena ritorna il signore Dragonol qui, ecco, guardate come lag il tizio. Anche stavo scavando questo satellite, ma non c'è un cavolo. Dove andiamo giù? Dove ho fatto la strada? Vieni a vedere. Vediamo. Non ha fatto nessuna strada, adesso sta mettendo il tempo. Ok. Adesso li stai mettendo. No, ni questi, intendevo la stradina che ho scavato lì sopra. Ah, ok. C'è una ricerca figa lì giù. Attenta a queste piante qui, non mi piace. Ah no, io sono già venuto. Diciamo che in questa grotta attualmente vediamo poco e niente. Beh, vado a prendere... questa è una ricerca del cavolo. Le solite ricerche. Direi di prendere un po' di energia nel mentre. Io mi sto prendendo ferro o alluminio, non mi ricordo. Ti giuro, è bellissima l'esperienza di questo gioco. Ti giuro, te la fa rivivere come se fosse reale. Io ho trovato una bella ricerca. Oh, figo. Ma non c'è nient'altro lì giù? Penso più avanti. Però non ho ossigeno qui. Do un'occhiata io, vai. C'ho l'ossigeno di riserva. Non vedo niente di particolare in questa zona. Diciamo che non c'è chissà che in questa parte. Ho trovato un materiale. Diciamo che non c'è un cazzo in questa grotta. È la migliore risposta che posso dare. Oh cazzo, ho trovato qualcosa che non ho mai visto. Vieni a vedere. Ma come ho fatto a non vederla mai? Non l'ho mai vista sta cosa, guarda la ricerca, è particolare. Non l'ho mai vista. Sono ossa di sempre. Sì, ma non l'ho mai vista io, visto che le andavi sempre tu a cercare, gay. Vabbè, che diciamo, portiamo sopra e vediamo cosa ci esce in queste grandi ricerche. Ne portiamo una a testa, vai. Dai, andiamo, cavaliere. Don Giovanni, sai com'è, a differenza tua. Differenza tua è stato il nabbo. Differenza tua.
sei più nabbo, infatti non ci riesco. Ma no, che palle, ti levi dalle palle, mi stai confondendo. Senti, ti mostro io come ti va una strada che sale, madonna, non so fare niente. No. Fatto. Vado tutto poi le strade, no? Dici, diciamo, faccio le strade decenti, ho visto, qua un cazzo hai combinato qua. Tu hai rifatto tutto lì, quindi no. Non è vero. Infatti di qua ti sale pure che era, tu sei andato dall'altra parte. Ah, si sale di qua. Se ne so tu le fai queste strade strane. Io faccio strade che mi consentono di salire. Poi, a me vanno bene. Se vanno questa male. Cosa sembra tipo un serpente lungo. Vedi? Non dico pene perché sono una persona gentile. Ma quello là è il mio. Il tuo è quella ricerca che hai in mano. Sì, sì, certo, sì. Allora, ah, bellissimo queste strade fatte da Dragonor, proprio. Migliori. Ah, mi sono buggato, non vedo più. Ok, io sono riuscito ad uscire. Sono uscito finalmente. Ah, finalmente sole, da quanto non vedo questo bel sole. Da quanto? Da 2 secondi. Non è bello. Vabbè, 10 minuti. Perché c'è la tua arma a terra? Quando esco, non ti ricordo. Vediamo cosa esce. È uscito materiale. Bellissimo, siamo saliti e viene la tempesta. Io sono tipo mettere sulla sedia volante lì. Non so nemmeno dove sia andato. Dove sta la sedia? Boh. Se n'è andata, ma non fa anche tempo. Ti giuro non so dove mettere tutta questa roba. Ancora non abbiamo fatto la stampante. Ah, la possiamo fare. No, non la possiamo fare. Mi farà anche la piattaforma di scambio. Sì, ma ci conviene prima fare. Aspetta, non ce l'abbiamo né alluminio, non abbiamo un cazzo. Cioè abbiamo il titanio che non si fa niente. Poi servirà anche. Sì, certo. Lo devo passare io. Vediamo cosa esce adesso. Non esce una ricerca comunque adesso. Ah, no, invece. Oh, cancella di energia, la cosa più inutile che non ci serve adesso. Vabbè, comunque dobbiamo andare nella grotta a prendere un po' di rame, ci serve. Sai dov'era un po'? Oi, non morire. Mi sono buggato, aspetta che sto pian piano sto rientrando in superficie. Li ami a questi bug, dimmi la verità. Vabbè, ho scoperto dove stanno le ricerche. Ok, ho preso un po' di ossigeno così. No, madonna, io voglio tete. Io sono andato nella grotta. Spero tanto che trovi una pianta qui. Spero? Niente, niente. Come stai? A posto? Non riesco a trovare materiale che ci possa piacere. C'ho solo l'idrazina qua vicino. L'ho trovato. Mettere tether, no? Troppo mainstream per te. La 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 la. Ah, credo di aver fatto una strada. Credo che l'hanno sminchiato. Anzi, a me più un cazzo, non scava più. A me scava. A me sei tu che non sai fare niente. Ragazzi. Tipo sto girando su un. Sto camminando con un piede. Si è una scena bellissima. Smetti di fare rumori eccessivi e spegnermi la cuffia. Quella raggi X. No, quella da gay. Sei gay, quindi piaccio queste. Ti vedo materiale volare. Ma non devi andare a dormire tu? Ma la laterite che cazzo è? La? La laterite è quella che crea. Quello rosso? Alluminio. Ok, così facciamo anche cose dello scambio. Ma non scava!
Ogni tu buggato, a me scava. Oppure è finita l'energia. Che è finita l'energia? È down, ecco, questo molto gioco. Molto probabile, casi. Boh. Questo gioco è down a volte. Altro che bello. La cosa divertente è che in questo gioco non si prendono più materiali, magicamente. Ora si riprendono a casa. Capisco, capisco. Quando un gioco è fatto con i piedi. Se tipo Minecraft tutto buggato. Olè, finalmente si prendono. Madonna, che palle queste cose, mamma mia. La 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 la. Prendiamo tanto rame. Ok, si sta prendendo tutto perché adesso si è... ha smesso di buggarsi questo bellissimo gioco. Più ne prendiamo meglio è, però intanto andiamo a caricarci sia di ossigeno che di elettricità. Oh, lì è bellissimo così. Non buonasera, sono crashato. Signor Dragon. No, non sei crashato, guarda. Allora, nel mentre io ho preso tanta... Aspetta, ma mo tutte le mie cose stanno lì, eh? Non ti so dire. Oh. Non ti so dire davvero. Io ho preso un sacco di roba. Mo torno sopra. Aia, mi sono rotto le corna. Questa è la ricerca, giusto? Che devi portare sopra. L'avevo messa. Ti giuro, tu hai fatto questa strada, l'hai fatto con il culo, secondo me. Io riesco a salire, sei tu un ricchione che non ci riesci. I gri però riescono sempre a salire, ricorda. Non si tratta di essere bro, si tratta di essere down a fare le strade. No, si tratta di essere o bravi o no. Quella è la vita. Cioè proprio quando la vita è bella. Sì, ma queste sono cose badiliane. Occhio, un campo di grano. Beh, l'hanno messo sul fonditore l'effetto del fuoco. Quando crei gli oggetti. Davvero? Sì. Davvero? Sai che io mi sono dimenticato del bug? Sì, ma davvero? Sì. Che bello. Mi sono dimenticato di un bug. Quali? Quello là che se hai troppe cose là sopra. Non mi dire che sei e non hai fatto. È uno solo. Quante ne hai abbiamo perso? Uno. Ah, bene o male. Ah, finalmente ho fatto la stampante, ma serve composto. E vabbè, ma. Hanno diciamo risolto il bug. Culo. Diciamo che la vita non è così. Mo cadevo giù. Mi sono salvato per un pelo di. E riproca da sempre. Di spa, di scella. Di scella, volevo dire, ragazzi, non pensate male. Pensate male. Io non posso mai laggare, te sei dimenticato. Che cazzo di internet te. E infatti stavi laggando, all'improvviso mi sono trovato 50 tilde. Vedi che è tu che stai laggando, non sono io. Cioè, voglio ricordarti questa cosa non per cattiveria. Allora vediamo. Dragon, cliente connection info, 60 di ping. Andiamo su Valerio. Cliente connection info. 40 di ping, allora nessuno sta laggando e R2 che laggi perché sei crashato anche. E non faccio 40 di ping, faccio 30 ms. No, a me mi dice che ne fai, se ne fai 40. È impossibile. A me dice 40. Allora mo chiamo la telecom e gli dico che deve migliorarmi la connessione, se no non sono soddisfatto. Che ti ga. Non mi interessa, deve essere sotto i 35. Vediamo. Ora dice 35, dai. Prima dicevo 40, adesso. Sono in fase soffocamento. Sono in fase soffocamento. Speriamo che muori. Ma non mi ha preso, cioè io consumo energia, non mi prendere le cose. Non mi ha preso l'ossigeno. Sto il cornuto che sei. Oh, guarda che siamo in televisione. Porco. Giuda, porco. Sto gioco di merda, non voglio giocarci. Io direi di non seguire più Valerio. Dove sta la mia borsa adesso? Al canale, non commentare e mettere non mi piace. Se riesco a salire il monte di Cristo. Vediamo che esce. Il nostro signore. Alluminio. Davvero? Alluminio. Povero te.
A te. Fai il coso dello scambio, no? Fallo. Allora, pannello solare non serve però. Vabbè, intanto creo una vegetazione delle piante che ci uccidono. Voglio vedere che succede. Ora le metto, le pianto. Vicino a te. Olè, guarda cosa ho fatto finalmente. Yeah. No, prima di chiudere... Tu non sei curioso di vedere se queste piante cresceranno? Per me possiamo anche chiudere. Ma tu non sei curioso? Allora ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. So che in questo qui abbiamo fatto più cose dell'altra volta, però sempre un po'... giusto un pochino noiosino sempre. Però ragazzi, spero che Dragonol vi trattenga sempre bene. Comunque per questo sto facendo fare a lui gameplay con me, visto che è una brava persona. Io, vedi, io sono sempre una brava persona. È Valerio il gay qua, io in verità sono il vero youtuber. Ragazzi, questo è l'ultimo video che ci sarà presente Dragonol. Lo sapete, no? No, bella. Oh, mannaia. Oh, fratello. Beh ragazzi, ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti!